Eccoci di nuovo in studio, sempre ingegner Cauti. Riprendiamo questo discorso interessantissimo. E parlava appunto del fatto della diversa struttura della nostra, diciamo, base imprenditoriale italiana e quindi anche abruzzese. Il fatto di avere in realtà poche vere piccole imprese, ma, nel senso che quelle che per l'Europa, diciamo, in generale sono piccole imprese, in realtà sono già imprese piuttosto grandi per noi. E in questo vedeva ingegner Cauti una delle prime difficoltà. Quindi il segreto, diciamo così, era quello di organizzarsi, di fare rete, di unirsi per cercare di sfruttare meglio queste possibilità. Vuole ancora meglio dettagliare come vede una giusta modalità operativa per queste imprese abruzzesi? Come dovrebbero fare? La scelta dei poli è una scelta giusta. È una scelta giusta perché intanto nel servizio si diceva si è tenuto conto dei distretti che hanno fallito, si è tenuto conto degli incubatori che sono falliti in Italia e in Abruzzo. Io credo che non le ho fatte io le scelte l'ha fatta diciamo, il governo regionale, però se si è passati dai distretti agli incubatori ai poli vuol dire che si è tenuto conto. I distretti hanno fallito, gli incubatori hanno fallito, i poli sono un'altra cosa. I poli sono delle aggregazioni. Vuole spiegare appunto, sì, ecco, una differenza. I poli sono delle aggregazioni. In altre parti d'Europa si chiamano poli di competitività, cluster, eccetera, eccetera, ma sono delle aggregazioni che sono di tipo, diciamo, o su filiere particolari, più o meno verticali, ma dove è fondamentale la presenza di grandi imprese, piccole e medie imprese, università e centri di ricerca. I poli che non hanno le grandi imprese non hanno ragione di essere come poli. Perché la forza che deriva mettendo insieme 10 piccole imprese è come stare una piccola impresa, 100 piccole imprese, 500 piccole imprese. Il valore aggiunto è pochissimo. Il valore aggiunto la dà la grande impresa trainante che possa intanto trasferire le proprie conoscenze, che possa fare in modo che l'università e i centri di ricerca lavori per sé e insieme possono andare ad attingere a fondi altri. Peraltro io una cosa vorrei dire che non sia trascurata. Il polo, e qua abbiamo alcune esperienze anche di tipo virtuoso, a volte funziona senza avere soldi altri, cioè soldi esterni. Il solo passaggio di risorse dalla grande impresa alla piccola e media impresa all'università, al centro di ricerca, fa campare le piccole e grandi imprese, le piccole e medie imprese, fa campare il centro di ricerca e le università. Se poi a questo si aggiunge il fatto che insieme è più facile accedere a fondi esterni, ma non solo quelli i bandi diretti dell'Unione Europea, ma quelli anche che abbiamo, diciamo, chiesto alla regione di mettere su determinate filiere, su determinate la smart strategy, di mettere su determinati filoni. Io peraltro una cosa voglio dire, voglio cogliere l'occasione, qui noi adesso è stata fatta un aggiustamento su questa smart strategy, la precedente noi non l'abbiamo né ispirata né condivisa, non l'abbiamo né ispirata né condivisa perché era, diciamo, avulsa da quello che era l'analisi del territorio. Adesso si è rincentrato su 4, 5, 6 che non sono poli, che sono, diciamo, idee di sviluppo, filiere di sviluppo. Questo è una cosa che fa sponda perfettamente con quello che è la politica di aggregazione di cui si parlava, che poi ci permetterà, uno, di fare network locale, due, di utilizzare i fondi regionali che sono europei ma gestiti dalla regione, tre, essere più forti nelle competizioni che avremo con gli altri paesi e anche insieme agli altri paesi, perché i progetti Horizon prevedono anche, diciamo, partecipazione di partner di almeno tre paesi membri, per cui ovviamente dobbiamo essere appetibili per i paesi membri che si alleano con noi, altrimenti non è che questi hanno tanta voglia di partecipare insieme a noi a perdere i progetti. Certo. E a questo punto vorrei passare proprio la palla al dottor Lolli. C'è una, velatamente, ma c'era una piccola critica dell'ingegner Cauti su questo tema, cioè se è vero
come ha appena testimoniato l'ingegner Cauti, che in queste realtà ci vive, se è vero che la vera aggregazione di impresa efficiente, efficace per noi in Italia, in Abruzzo quindi in particolare, è quella che sia, sia di tipo polo, cioè che riesca ad aggregare in realtà sia grandi, dico bene, e sia piccole, e le università, ovviamente i centri di ricerca, se la chiave quindi di tutto questo è sfruttare la grande impresa per trainare anche la piccola impresa, e che quindi, diceva l'ingegner Cauti, i poli, no, che non abbiano questo tipo di struttura con grandi imprese che collaborano con le piccole, non hanno ragione d'essere. Qual è allora in questo senso la politica di questa giunta? Dunque, facciamo un po' di ordine. Sulla strategia non aggiungo altro alle cose che sono state dette, perché sono esattamente quelle che io condivido e che sto cercando di fare. Ho detto, Ercole l'ha detto per ultimo, quella è la strategia. Grandi imprese, per fortuna ce le abbiamo, università sono università di qualità, e il sistema delle piccole imprese, cercare di farle lavorare insieme, punto. Vediamo gli strumenti e le cose che la regione ha fatto. Primo, quando si parla di piccole imprese, qui ancora non l'abbiamo detto, c'è un enorme problema di credito, perché noi è chiaro che le dobbiamo orientare verso l'innovazione, l'internazionalizzazione, le tecnologie, eccetera, eccetera, eccetera. Primum vivere. Stanno invece molti di questi alla sopravvivenza, che è assicurata dal fatto che continuano a riversare risorse personali dei proprietari, e dopodiché c'è un po', non ce la fanno più. Quindi, a parte che noi su questo abbiamo cercato di sbloccare finanziamenti della precedente programmazione, sia sul FAS sia sul PORFESR, 18 più 14 milioni sui confidi, recentemente insieme a loro, insieme ad altri, abbiamo fatto un seminario secondo me molto importante, un approfondimento, chiamando la BEI, Cassa Depositi e Prestiti, Fondo Centrale di Garanzia ed altri, per cercare insieme di capire i tanti strumenti che sono a disposizione e che invece il sistema delle imprese abruzzesi utilizza poco di accesso al credito, anche perché, diciamoci la verità, le banche, che sono il vettore attraverso il quale si accede a questi finanziamenti, non hanno una propensione speciale, diciamo, a offrire tutti questi prodotti, ma piuttosto offrono alle imprese che si rivolgono a loro quei prodotti che ritengono più convenienti per la banca medesima. Quindi intanto c'è questo aspetto. Poi c'è il problema di come noi accediamo ai fondi comunitari diretti. Qui c'è un ritardo culturale, diciamoci la verità, perfino informativo. Noi abbiamo messo a disposizione, utilizzando una struttura pubblica che si chiama APRE, l'abbiamo fatto ad Avezzano, utilizzando e collaborando con il Foundry, che è una grande azienda, l'abbiamo fatto recentemente qui a Teramo, nella Camera di Commercio. Oggi ho incontrato la direzione di Confindustria regionale, il nuovo presidente, lo faremo di nuovo con Confindustria nelle altre province, proprio per informare, perché partecipare a quelle call di cui anche qui si è detto vuol dire conoscere meccanismi che sono un po' complicati, ma dopodiché insomma non è che sono proprio esattamente impossibili, ma noi facciamo una cosa in più, copiando una buona legge toscana, avendo trovato un po' di risorse, perché APRE può semplicemente offrire un servizio informativo, qui c'è un servizio di accompagnamento progettuale, è vero che ci sono molti tecnici che lo fanno e professionisti che lo fanno, ma aiutare, diciamo, la progettazione è possibile. Noi struttureremo una norma che consente di dare un po' di risorse a chi aiuta questa parte progettuale. Dei voucher in pratica. Certo. E questo servirà per accedere ai fondi comunitari diretti. È molto importante, non solo perché sono già oggi il 50%, ma questo è l'ultimo settennio in cui esistono ancora i fondi indiretti, quelli che lei chiamava prima fondi strutturali o fondi statali. Dal prossimo settennio in poi i fondi europei saranno solo fondi diretti, quindi o impariamo a utilizzarli o rimaniamo completamente tagliati fuori. Poi ci sono i fondi strutturali. Ora, i fondi strutturali, attenzione, siamo ancora a spendere l'enorme ritardo, vorrei dire, che abbiamo trovato nell'utilizzo dei fondi del settennio precedente. Noi adesso abbiamo ancora il FAS, parte abbiamo dovuto fare un taglio, ma lasciamo perdere che ci ha chiesto il governo, che si sarebbe dovuto fare l'anno scorso e non si era fatto peraltro, ma a parte questo noi sui FAS abbiamo attivato contratti di sviluppo e contratti di ricerca, anche utilizzando l'azione cardine che era quella a favore dell'automotive, che si era incagliata, proprio per utilizzare quei soldi e per spostarli a favore delle imprese. Usciranno nuovi contratti di sviluppo a breve, le obbligazioni arrivano a fine anno, quindi bisogna che ci sia una graduatoria determinata entro il fine anno, questo per le imprese abruzzesi potrà dire parecchie opportunità. La stessa cosa vale per spendere gli ultimi soldi del PORFESR 713, perché se non li spendiamo tutti, se li rivende l'Europa, ecco, quelli. Sulla nuova programmazione, il documento che la signora, la dottoressa lì prima indicava,
garbatamente come un documento non proprio felicissimo, è stato un documento che è uscito massacrato da 182 osservazioni. Ora io la potrei buttare in politica e dire chi l'ha scritto questo documento, ma lasciamo perdere. Noi ce lo siamo trovato, ci è ritornato dall'Europa e utilizzando le 182 osservazioni e facendo quello che si sarebbe dovuto fare prima, che è esattamente quello che diceva la dottoressa, cioè fare un'analisi SWOT vera, vedere i punti di criticità e i punti di forza. La smart specialization per noi si era tradotta nella ridicolaggine di puntare solo su due settori, che sono chimico-farmaceutico e agroalimentare, per carità importantissimi. Noi abbiamo dovuto fare un focus con le maggiori aziende abruzzesi, questo ci ha chiesto l'Europa e ha molto apprezzato che noi l'abbiamo fatta, insieme a loro per determinare sul campo quali sono le potenzialità, e grazie a questo l'Europa ha accettato che noi abbiamo potuto allargare i domini, si chiamano insomma gli obiettivi strategici, anche all'automotive, alla spazio e ICT ed al tessile, tessile diciamo design, che sono, diceva, disincagliare vecchie, ecco, che sono strutture. Quindi oggi abbiamo un documento che è tornato in Europa molto meglio, l'abbiamo molto concentrato, c'erano voci veramente imbarazzanti, finanziamenti per 50.000 euro, sembrava che ci avesse un nome e cognome, è cosa che l'Europa ci ha chiesto di fare e lo abbiamo fatto. E l'abbiamo fatto, diciamo, anche molto raccogliendo intanto quello che l'Europa ci chiedeva di fare, ma anche indicazioni che ci hanno dato ora. Questo io sono riuscito, siamo riusciti a farlo, secondo me abbastanza bene, per un fatto di metodo, perché non abbiamo continuato, lo diceva bene, ma lo dice l'Europa, non è che stiamo parlando di cose, l'Europa ci impone, ci dice la politica industriale la dovete fare coinvolgendo ed ascoltando i soggetti, non solo nella mega riunione del partenariato in cui gli racconti, dai il documento, lo prendere o lasciare, ma in questa opera continua, e io di questo, diciamo, penso di avere la fortuna di potermi avvalere appunto di persone, qua ce ne sono due ma ce ne sono anche parecchie altre, che di idee ce ne hanno moltissime e di reti relazionali ce ne hanno altrettanto. Voglio dare un messaggio positivo: il sistema industriale abruzzese, attraversato da una crisi drammatica, è un sistema industriale straordinario, straordinario, è straordinaria la grande impresa, che è fortissima ed è collocata in settori strategici, ma la grande riserva della piccola impresa è vero che ha avuto il difetto negli anni passati, o la caratteristica negli anni passati di lavorare esclusivamente o quasi esclusivamente per il mercato interno, ma è altamente predisposta. E i poli da questo punto di vista sono stati davvero un'occasione importante e una palestra importante. Oggi è predisposto per fare quello che la piccola impresa marchigiana ha fatto prima di noi, cioè buttarsi di più sull'innovazione e andare a competere sui mercati internazionali, dove però si compete insieme, non ciascuno per conto proprio, perché non vai con 9 dipendenti da nessuna Perfetto. Parte. Perfetto, quindi certo. Quindi vedo di riassumere per il pubblico dei concetti importanti che sono stati espressi, delle soluzioni importanti che sono state espresse per l'economia abruzzese. Intanto Ringer Cauti è stato molto esplicito sulla necessità assoluta di costruire quindi delle aggregazioni efficienti, e sono efficienti le aggregazioni quando riescono a riunire grandi realtà e piccole realtà. Posso aggiungere, sì. Le grandi realtà non devono limitarsi a starci, le grandi realtà dobbiamo mettere nelle condizioni di trainare. E quando questo lo fanno, in alcuni settori lo fanno e lo stanno facendo molto fortemente, i benefici sono per tutti e sono molto facili da ottenere. Se ovviamente le grandi imprese si mettono solo il proprio nome, il valore aggiunto è limitato. Certo. Aggiungerei, se posso, che è una convenienza per le grandi imprese, certo, fare sviluppare una piccola, un sistema di piccole che può entrare in relazione sotto forma di forniture, sotto forma di anche di contributi, di idee innovative che da quella piccola impresa gli possono venire. Quindi c'è una convenienza reciproca, certo, lo devono fare per bontà, certo, lo devono fare perché gli conviene. Certo, perché le grandi imprese hanno quelle difficoltà, quelle diciamo naturali, quelli naturali ostacoli strutturali che proprio per via della grandezza non riescono magari a sviluppare alcune branche di ricerca che invece la piccola impresa più snella riesce a fare. Quindi a questo accennava il dottor Loli, questa collaborazione è fruttuosa per entrambi, sia per le grandi imprese che per le piccole. Quindi mi raccomando, consiglio per gli imprenditori che ci stanno guardando, aggregarsi, cercare questi gruppi di aggregazione di imprese, e ce ne sono tanti e la regione offre tutte le informazioni a questo riguardo, e cercare di aggregarsi, di fare rete, perché è importantissimo per prendere, per cogliere nuove opportunità e per i finanziamenti europei di questo.
stiamo parlando. A questo proposito, dottor Di Costanzo, abbiamo parlato dell'accesso ai finanziamenti diretti, d'accordo, ne ha parlato diffusamente sia Ninger Cauti che il dottor Rolli, ma vogliamo anche parlare un attimino, riscendere sul livello dei fondi strutturali, che come diceva il dottor Rolli non ci saranno più dal prossimo settennio, ma intanto però bisogna sfruttarli bene quelli che ci sono. Quali sono le difficoltà che lei, appunto, per il suo lavoro ha visto emergere più frequentemente nel modo in cui sono redatti questi bandi? Quali sono, dove vede il difetto, diciamo, in questi bandi, che non consentono alle imprese di sfruttarli al meglio? Allora, intanto dobbiamo parlare di quelli 7-13, perché 14-20 non è uscito ancora, certo, niente, certo. Perché, come diceva il vicepresidente, il documento credo almeno sia tornato a Bruxelles il 31 marzo, questo ci avevano detto, e quindi adesso dovrà essere vivagliato da Bruxelles, probabilmente, se tutto va bene, in autunno usciranno i primi bandi sulla nuova programmazione. La vecchia programmazione aveva alcuni difetti che erano, proprio derivavano dalla natura con cui è stato scritto il programma nel 2004-2005. Adesso io qui stasera non vorrei tediare troppo i telespettatori anche con troppi tecnicismi, sì, no? Sì, nel diciamo, senso, mi spiego. Programmazioni di 7 anni, pensate 2 anni prima, cioè, chiaramente guardano un lasso temporale che oggi è un'epoca, un'era geologica, no? Nel 2004-2005 certo. L'Italia era proiettata, lo sviluppo, no? Dopodiché è arrivata una crisi che ci ha tagliato le gambe, tutto quello che conosciamo, la più lunga del dopoguerra, insomma, è inutile che qui continuiamo a, poi dirò una cosa su questo, e il problema è che noi ci siamo trovati in corsa con dei bandi su ricerca e innovazione fatte per imprese che hanno quelle caratteristiche che diceva l'ingegner Cauti e che io ho cercato in modo così con qualche battuta di ricordare, e molti di quei bandi sono andati deserti, o le imprese non avevano il cofinanziamento, oppure ci hanno messo 1 anno e mezzo a fare la graduatoria. Quando hanno fatto le graduatorie, un terzo di quelle imprese non c'erano più. Non sto scherzando. Sì, sì. E allora oggi la regione si trova con una massa di che poi ogni tanto succede anche questo, e anche la regione, almeno con noi ci confrontiamo spesso, sa qual è il livello ad oggi di residui su quella roba lì, perché chi dice 30, chi 40, chi 50 milioni, cioè comunque si tratta di fondi importanti che non possiamo assolutamente perdere. Lolli citava una cosa, no? Noi parliamo tanto di fondi strutturali, però insomma noi abbiamo imprese che vivono di credito tutti i giorni, perché poi questo mondo di piccole e di micro non è che può andare a quotarsi in borsa o ha strumenti finanziari sofisticati. Ha il rapporto con la banca, e chiaramente in una situazione di difficoltà come questa le banche, che tra l'altro l'anno scorso hanno ricominciato a dare credito in Abruzzo, noi monitoriamo ogni 3 mesi l'andamento attraverso il bollettino della Banca d'Italia, quindi non dati che forniamo noi, l'anno scorso al 30 settembre c'è stato un aumento del credito in Abruzzo, però c'è stato per le aziende medie e grandi. Per le micro, che la Banca d'Italia chiama famiglie produttrici, a questo termine almeno fino a 5 dipendenti loro, c'è stato meno 30 milioni, quindi venivamo da un meno, continua a dare meno a un mondo che chiaramente vive di mercato interno, ha una tassazione molto elevata, l'artigianato è tornato, all'Olli gliel'ho detto, noi faremo un'iniziativa su questo, perché oggi non è che, è vero che dobbiamo parlare di microimpresa, di impresa diffusa, diciamo trasversale, però l'artigianato è una realtà, c'è 70.000 addetti in Abruzzo, produce il 12% della ricchezza regionale. Noi siamo tornati ai dati del 2001, noi al 31 dicembre 2014 abbiamo perso in 4 anni 3.000 imprese e 8.000 addetti. Quindi soluzioni? Abbiamo perso una serie, no, le soluzioni sono, va bene le cose che diciamo, nel senso fondi comunitari, dopodiché queste attività di cui parlava Lolli, cioè queste risorse date ai confidi per cercare di attenuare il credit crunch, cioè la stretta creditizia, misure per esempio sull'aiuto allo start-up, che non è solo quello che ha fatto la Fira, lo dico con nome e cognome, che fa 15 interventi con 12 milioni di euro. Noi abbiamo un pezzo di imprese, lo start-up si fa anche con 50.000 euro, con 80.000 euro, perché abbiamo aziende buone che possono crescere, ma che hanno bisogno di quella dimensione. Quindi di questo importante organizzarsi e su dentro questo, i fondi, certo, comunitari, perché la regione fondi diretti non ne ha, o il fondo di sviluppo e coesione, stiamo cercando di ragionare per dire mettiamo in pista
delle misure che vadano, perfetto, nella direzione, che siano tagliate per questo mondo qui. L'importante è appunto che si proceda proprio su questa strada, e mi pare che i nostri ospiti ci hanno illustrato molto bene il fatto che è positivo di avere un'intenzione e anzi di aver già messo in atto questo tipo di politica industriale, il che non può che farci piacere. Bene, per oggi è tutto, non andate via perché fra 10 secondi parte la solita rubrica di economia in cui cerchiamo come al solito di spiegarvi in maniera semplice i meccanismi economici, e noi ci vediamo alla prossima. Se cammini su una strada stando a destra, va bene. Se cammini su una strada stando a sinistra, anche va bene. Ma se cammini su una strada stando al centro, non va bene. Prima o poi qualcuno ti investirà. Buonasera amici e benvenuti in questa nuova puntata di Exclusivity. Ricordiamo che la scorsa volta ci eravamo lasciati con una situazione di vittoria dei progressisti nelle nostre due categorie sociali che si erano formate tra conservatori che rappresentavano un po' la parte più ambiente della popolazione e i progressisti che rappresentavano invece la parte, diciamo, più rimasta indietro della popolazione, quindi quella più povera. Queste due macro categorie politiche erano ad uno naturale scontro in cui avevamo visto era facile che i progressisti potessero vincere. Perché? Perché per un fatto naturale i progressisti hanno, un fatto matematico anzi direi, hanno una prevalenza numerica, quindi erano maggiori in numero rispetto ai conservatori. E si verificava questo paradosso, ricordi Antonella? Certo. E cioè che a seconda, in una situazione di uno stato democratico in cui si formano due categorie, una parte che si arricchisce, che quindi è più benestante, e una parte più povera, quella parte più povera è sempre in misura matematicamente maggiore rispetto a quella più ricca, e quindi sono più i poveri rispetto ai ricchi, questo per un fatto matematico, altrimenti non sarebbero ricchi i ricchi, non sarebbero poveri i poveri. Bene, questa situazione porterebbe sempre a una vittoria costante in un'eventuale elezione politica, porterebbe a vincere costantemente i progressisti, proprio perché in misura in numero maggiore. E questo porterebbe quindi costantemente la società ad uno stato nuovamente, diciamo così, tra virgolette, socialista, cioè di esatta ed equa redistribuzione del reddito tra tutti quanti i componenti, perché vincendo i progressisti questi tenderebbero a redistribuire nuovamente la ricchezza da chi, portandola da chi ce l'aveva a chi non ce l'aveva, e quindi a redistribuire in maniera esattamente equa la ricchezza. Com'è possibile allora che nelle varie società moderne, democratiche, dove i conservatori quindi per natura sono in misura minore rispetto ai progressisti, com'è possibile che i conservatori riescano a vincere, visto che hanno un'inferiorità numerica? Ci riescono perché, ricordate, il grande Luigi Einaudi, l'economista nonché ex presidente della Repubblica, che vi ho citato diverse volte ormai in questo programma, Einaudi diceva appunto che questa possibilità è data dal fatto che i conservatori possono far leva sull'attrarre voti dalla parte meno abbiente della popolazione aprendo al liberalismo. Ricordate infatti che il termine liberale era proprio inteso nel senso di dare una possibilità, una libertà a chi è rimasto indietro di raggiungere posizioni migliori, di migliorare il suo status sociale ed economico. Allora, se il conservatore, allora, promettendo magari finanziamenti e agevolazioni a chi volesse tra i meno abbienti cercare di raggiungere una posizione maggiore, di sviluppare una propria capacità imprenditoriale, magari quindi migliorare la propria situazione economica, se uno offre questa possibilità, quelli tra i progressisti che sono più sensibili a questo richiamo, no? Possibile arricchimento e scalata sociale, verranno ovviamente a votare a favore di chi ha promesso questo, ha promesso questa possibilità, e cioè per i conservatori. E si verificherà quindi questo. Ma non solo, non è solo sul fatto meramente economico che i conservatori possono attrarre voti,
Ci sono anche, come sapete, l'essere umano è fatto anche da una grande parte di irrazionalità, che spesso è prevalente rispetto alla parte razionale. Concetti come famiglia, patria, appartenenza, unione, passione, sono elementi che fanno leva sulla parte irrazionale dell'essere umano e che spesso in politica si utilizzano per chiamare e attrarre voti. E infatti... Dunque, se noi ricchi della popolazione apriamo al liberalismo, quindi diamo la possibilità ai più poveri o attraverso dei finanziamenti o delle agevolazioni, cioè a quei poveri, a quelli più poveri che hanno la voglia di fare impresa, e diamo quindi la possibilità di raggiungere il nostro livello di ricchezza, sicuramente alle prossime elezioni ci voteranno. Poi, se non ricordo male, quella persona che si era impoverita e quindi si lamentava del suo reddito, che non riusciva più ad uscire, quindi si sfogava guardando la partita di calcio, quindi se noi conservatori aumentiamo i finanziamenti sul calcio, sugli sport più diffusi, sicuramente riceveremo molti voti da parte dei progressisti. Ed è proprio così. Grazie a questo richiamo sia economico che quindi strettamente materiale di promettere la possibilità di avanzare come posizioni diciamo sociali ed economiche, più la parte irrazionale, cioè far leva sul discorso più razionale, no? Nel caso dell'esempio fatto da Antonella, si è ricordata del fatto che il povero amava, diciamo, distrarsi perlomeno guardando la partita di calcio, ha pensato: se finanziamo anche la squadra di calcio, magari otterremo voti anche da parte di chi in modo naturale non ci voterebbe. E allora ecco che, facendo leva sia sulla parte più economica che sulla parte diciamo, più razionale, i conservatori riescono quindi ad avere anche loro la superiorità numerica alle successive elezioni e vincono. La vittoria dei conservatori porta ad una, diciamo, ad una situazione come possiamo vedere anche dall'immagine, una situazione di redistribuzione della ricchezza, in cui ovviamente abbiamo già visto il più ricco, diciamo, della popolazione aveva 4 euro, l'altro 3, e tutti i 3 più poveri avevano 1 euro. Il totale della ricchezza è sempre 10 euro, perché nel breve periodo, come abbiamo visto, abbiamo già detto diverse volte, non cambia la ricchezza di una nazione, di una collettività, essa cambia di solito in un lungo lasso di tempo. O cambia di così poco che è difficilmente percepibile. Mentre invece, ferma restando una ricchezza totale che è costante, grazie alla vittoria dei conservatori, che avevano attratto voti dai più poveri, si verifica uno spostamento di ricchezza, cioè la parte di popolazione più povera che ha sfruttato la possibilità di arricchimento offerta dai conservatori, evidentemente passerà a guadagnare posizioni e magari a sostituire uno di quegli omini che vedete nella figura, magari una di quegli umeni che aveva 1 euro passerà ad avere 3 euro, ma quello che aveva 3 euro, però, essendosi messo in gioco per effetto di questa politica dei conservatori, questa politica liberale dei conservatori, quello che aveva 3 euro, quindi la parte più marginale dei ricchi, andrà a retrocedere e a prendere il posto di quelli che avevano 1 euro. Insomma, la ricchezza è uguale, la distribuzione è uguale a quella che avevamo all'inizio, ma dopo la vittoria dei conservatori, che avevano promesso una politica liberale, quindi di aiuto, no, e di favorire l'avanzamento economico da parte di chi era rimasto più indietro, provoca una perdita da parte degli stessi conservatori di posizioni a favore di chi invece era rimasto più indietro. Insomma, c'è uno scambio di posizioni, la ricchezza è sempre 10, la ricchezza totale della collettività è sempre 10, ma c'è stato uno scambio di posizioni. Alcuni dei meno ricchi tra i ricchi è diventato più povero, e alcuni tra i più poveri dei poveri è diventato un po' più ricco. Insomma, non è cambiato nulla come somma totale, ma c'è stato un travaso di posizioni all'interno della stessa collettività. Questo gioco è proprio quello del meccanismo che si verifica appunto quando un gruppo politico conservatore, nel fare la sua politica, diciamo, liberale, per ottenere voti che altrimenti non avrebbe, perché sono sempre in minoranza matematica numerica, come abbiamo visto,
riesce, fa sì però che alcuni pezzi della propria collettività di ricchi perdano posizioni a favore di quella più povera. Non è rimasta quindi una, non è, la ricchezza è sempre la stessa, ma non è, diciamo, ma c'è stato un travaso di posizioni. Cosa succederà invece a questo punto dopo la vittoria dei conservatori, che hanno quindi causato questo cambio di posizione all'interno della collettività, ma la ricchezza è rimasta sempre la stessa? Come faranno a questo punto i progressisti anche loro a recuperare a questo punto posizioni a loro volta? Beh, è probabile che nelle successive elezioni quei conservatori, diciamo, che non sono più conservatori, che hanno perso posizioni e quindi sono andati a far parte di quel gruppo, della collettività rimasta più indietro, proprio a causa del gioco liberale, no? Del poter permettere a più poveri di arricchirsi, ma anche però ai più ricchi, diciamo, di perdere qualche posizione a favore dei più poveri, a causa di questo gioco. Chi aveva prima votato per i conservatori probabilmente nella seconda parte, le successive elezioni non voterà più per i conservatori. Perché? Perché sarà memore delle posizioni perse con la politica precedente e quindi andrà a far parte di nuovo delle file dei progressisti, i quali di nuovo saranno a questo punto in minoranza numerica nelle votazioni. Ecco quindi che i progressisti di nuovo vinceranno. Come vedete, si verifica un meccanismo in cui alternatamente vincono i conservatori e poi i progressisti, progressisti e conservatori. Tutto questo in un'alternanza politica che è fondamentale nella vita civile e democratica di uno Stato moderno, di uno Stato che possa dirsi democratico. E, come vi ho detto all'inizio, se cammini a destra va bene, se cammini a sinistra va bene, se cammini al centro non va bene. Prima o poi qualcuno ti investirà perché non hai una direzione. Ecco, l'antipolitica, come diceva Einaudi, cioè quel porsi tout court contro la politica, e cioè contro quella naturale divisione di categorie fra conservatori e progressisti, fra una destra e una sinistra, che naturalmente combattono a difesa dei propri giusti interessi, e l'antipolitica come contrapposizione a tutto questo è un qualcosa che è la negazione della libertà, come diceva Einaudi, piuttosto che essere libertà, perché la protesta tout court non può che frapporsi e contrastare invece l'espressione della libertà, che è proprio quella di appartenere in modo naturale a una delle due categorie che naturalmente si contrastano vincendo prima l'una e poi l'altra. Vedremo nella prossima puntata com'è possibile che questa lotta tra conservatori e progressisti produca effetti che vanno ben oltre la semplice diciamo, stasi della ricchezza collettiva, ma anzi questa lotta produce anche un accrescimento del benessere collettivo sempre più elevato. Nel frattempo vi ricordo, per quello che riguarda l'approfondimento di questi argomenti, per chi volesse può scaricare il mio libro sul sito lafeltrinelli.it, digitate Exclusivity di Fabrizio Catullo e potete scaricare il libro Exclusivity. Bene, per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie, buonasera. Buonasera. Buonasera amici, benvenuti in questa nuova puntata di Abruzzo Up. Oggi il tema che tratteremo è di pregnante importanza perché si parla di politiche industriali per il nostro Abruzzo, delle politiche quindi economiche fondamentali, soprattutto rivolte alle piccole e medie imprese che sono, come sapete, l'ossatura della portante dell'economia abruzzese, ma in generale di quella italiana.
Intanto vi volevo leggere qualche dato, è proprio apparso nei media proprio in questi, quest'oggi, sull'andamento dell'economia abruzzese. Abbiamo che avremo un PIL abruzzese nel 2015 che scenderà dello meno 0,4, il che sembrerebbe un dato negativo, ma è già meglio di quello che si è registrato l'anno scorso, quindi già c'è un certo miglioramento. Tuttavia va spinta meglio la situazione perché, come sapete, a livello nazionale le cose stanno andando invece abbastanza più velocemente, anche se non troppo, ma comunque stanno andando meglio di quello che si presume si realizzi in questo anno nell'Abruzzo. Quindi parleremo anche di questo con i nostri ospiti, di come sviluppare meglio, di come sfruttare un momento certamente positivo per la economia nazionale e quindi che deve diventare tale anche per l'economia abruzzese. In particolare avremo un settore dell'industria che avrà un calo del meno 0,4% e un settore invece delle costruzioni che ancora subisce il calo maggiore col meno 3,7%. Quindi insomma c'è tanto da lavorare per cercare di spingere al massimo l'economia. Vi presento intanto gli ospiti di questa sera. Allora, abbiamo il dottor Di Costanzo, direttore del CNA. Buonasera dottore. Buonasera. L'assessore Lolli, assessore allo sviluppo economico. Buonasera. Buonasera. E un ospite che avete già incontrato nelle precedenti puntate è l'ingegner Cauti. Buonasera, ingegner Cauti. Diciamo, come sapete, è responsabile dei finanziamenti dei fondi europei, dell'uso dei fondi europei per Confindustria Abruzzo. Dunque io volevo partire subito con l'assessore Lolli, appunto per quello che riguarda le politiche industriali. Come vede la giunta di cui fa parte, come si proietta, come vede la proiezione dell'Abruzzo nel settennio di programmazione che ci aspetta e che, come sapete, ormai non è più un settennio ma è un sessennio perché un anno è già passato. Voi sapete, amici, vi ho già spiegato in altre occasioni che la programmazione europea, che poi va di pari passo anche con quella nazionale dei FAS, dei cosiddetti fondi FAS, è di 7 anni in 7 anni. E quindi vorrei chiedere appunto all'assessore Lolli come vede l'Abruzzo proiettato nei prossimi 7 anni, quali sono le politiche di questa giunta? Dunque, intanto partiamo dai dati. L'Abruzzo negli anni passati, diciamo dal dopoguerra in poi, è una delle regioni d'Italia che più è cresciuta. Era la penultima regione più povera d'Italia, è diventata una regione che si è distaccata dal Mezzogiorno e questo soprattutto grazie al fatto che è diventata una regione industriale. Tuttora è una regione più industriale di altre. Il PIL abruzzese, che è decrescente, che ha i problemi che avete detto anche voi, tuttavia è formato al 23% dall'industria. Il PIL nazionale è formato al 19% dall'industria, il PIL meridionale, c'è neanche da paragonarlo. Quindi è una regione fortemente industrializzata che grazie a questa industria è cresciuta molto. L'altro dato però ci dice che in questi anni di crisi l'Abruzzo ha pagato la crisi più di tutte le altre regioni. Anche secondo me per effetto del fatto che qui il colpo è stato doppio, perché contemporaneamente alla crisi c'è stato il terremoto che comunque insomma ha... Quindi partiamo da questa visione. Siamo una regione forte, industrializzata, che però ha subito la crisi in maniera più forte di altre. Secondo problema, c'è una giunta regionale che ha preso una decisione e io, diciamo, mi trovo a operare lungo questa decisione e ne sono uno dei protagonisti. Quello di provare a fare, cosa che in questa regione non si è mai fatta, né giunte di centrodestra né giunte di centrodestra, una politica industriale. E cioè provare a vedere se la regione possa non essere semplicemente un osservatore neutro di quello che succede nell'economia e in modo particolare nell'economia industriale, ma piuttosto operare perché le imprese, che sono il motore dell'economia, possano essere messe in condizione di poter, diciamo, esercitare la propria attività e quindi creare lavoro, che poi è l'obiettivo fondamentale per tutti, nel modo migliore possibile. Naturalmente questo si può fare a condizione che la giunta regionale, l'assessore regionale non abbiano la presunzione assurda di mettersi a decidere quali siano le politiche industriali. Le politiche industriali le fanno le imprese e le fanno gli operatori, compresi naturalmente i rappresentanti dei lavoratori, che hanno un ruolo molto importante nella determinazione dei progetti industriali. E la parte politica deve prima di tutto ascoltare, capire, conoscere e poi mettere in condizioni chi opera di lavorare. Quindi la condivisione in questo caso, l'ascolto, il legarsi insieme per fare una politica è una condizione essenziale.
lungo questa scelta, diciamo, io in questi mesi ho molto operato, al mio meglio, ho operato naturalmente, ecco, al mio fianco due delle persone che particolarmente mi hanno aiutato, ma ce ne sono parecchie altre, appunto facendomi aiutare da chi? Da persone che il mondo dell'impresa lo frequentano, insomma, da alcuni anni, lo conoscono direttamente, conoscono problemi, criticità, hanno già in mente soluzioni possibili perché le hanno sperimentate sul campo e sono in grado, tra l'altro io mi avvantaggio di una grande, ecco, questo l'Abruzzo, diciamocela, forse il terremoto ci ha aiutato paradossalmente, cioè... È stato un pungolo. Tanto, ha costretto, ha spinto le organizzazioni sociali, sindacati, Confindustria, eccetera, a mettersi insieme, perché di fronte a un problema così grande come il terremoto più crisi, tutte queste forze hanno maturato l'idea che ciascuno a difendere il proprio pezzetto non sia una cosa possibile. Quindi noi possiamo, ma d'altra parte anche Chiodi l'avrebbe potuto fare, ricordo il tentativo, secondo me generoso, poi al di là dei frutti che ha dato, quello del patto per lo sviluppo, per l'Abruzzo. Perché? Perché significa che noi qui abbiamo delle forze sociali che hanno l'idea che di fronte alla drammaticità dei problemi, però anche di fronte alle opportunità positive che ci sono, ne vale la pena ciascuno di mettere un pochino da parte, poi naturalmente ognuno di loro ha modo di far valere i propri interessi, anche conflittualmente tra di loro quando è necessario, però di fronte al progetto di sviluppo sono, insomma, in grado di fornire idee. L'abbiamo sperimentato in più occasioni, se volete poi ne parliamo, compresa la determinazione di come usare i fondi comunitari. Ecco, io sulla base di questo ho lavorato in questi mesi a una serie di azioni, ascoltando non solo le organizzazioni, ascoltando i poli di innovazione, ascoltando le organizzazioni del credito a partire dai confini, ascoltando tutti coloro che sul campo stanno operando, e abbiamo già predisposto alcune, non solo alcune idee, anche alcuni strumenti e perfino qualche problemuccio risolverlo. L'ultima cosa che voglio dire, poi altre se vorrete ne diremo successivamente, è che quando si occupa di industria bisogna ricordare due cose essenziali. Primo, che una parte di questa industria è tuttora in crisi e non la possiamo dimenticare, e io metà del mio tempo almeno lo passo, come forse si vedrà ogni tanto, adesso qui ci abbiamo qui vicino Mercatone 1, ecco, l'ultima, a cercare di aiutare, di risolvere, di tamponare, insomma di fare qualcosa, comunque di stare vicino alla sofferenza di chi vive questo dramma. Dall'altro bisogna ricordare, lei accennava alla piccola impresa, è verissimo, però attenti, noi abbiamo un'industria molto duale, è vero che abbiamo questo 94% di piccole imprese che sono l'ossatura fondamentale, ma abbiamo la grande fortuna di essere una regione, cosa che molte altre regioni, per esempio meridionali, non hanno, di avere una infrastrutturazione di grandi imprese e di grandi e medie imprese, anche molto forti, a parte quelle in crisi, altre, e è nel congiungimento, nell'integrazione tra grande impresa e sistema delle piccole imprese che noi troviamo la soluzione. Non solo, io dico un'integrazione ulteriore tra grande impresa, piccola impresa e università, perché dobbiamo capire che l'industria del futuro sarà un'industria anche manifatturiera, perché non è vero che l'industria manifatturiera è finita, è morta, va tutta in Cina, tant'è che sta tornando una parte, ma comunque è un'industria. A questo proposito, mi scusi se la interrompo, volevo proprio citare un dato anche questo di quest'oggi, la Fiat di Termoli, il dottor Marchionne, la D della Fiat, come sapete, ha annunciato che si investirà a Termoli per la costruzione di motori per l'Alfa Romeo, e questo non avrà che ricadute positive su tutto l'indotto abruzzese, perché come sapete qui abbiamo la Pilkington per quello che riguarda i vetri per le autovetture, e abbiamo poi anche la Magneti Marelli, quindi tutta questa produzione qui limitrofa andrà ovviamente ad avere ricadute positive a cui accennava il dottor Lolli, sull'industria, sulla grande industria abruzzese. Prego, dottor Lolli. Possiamo annunciare per esempio che la stessa Fiat ha deciso di investire a Sulmona, perché le sospensioni dell'Alfa Romeo si faranno a Sulmona, un investimento molto importante di circa 40 milioni di euro che la Fiat ha fatto, dovendo scegliere di farlo a Sulmona o in Polonia, ha deciso di farlo a Sulmona perché noi abbiamo messo a disposizione uno strumento attraverso un contratto di sviluppo, che è il contratto di sviluppo ambientale, abbiamo dovuto fare una modifica di legge per farlo, e cioè favorire, finanziare, l'Europa ci consente di farlo fino al 50%, l'abbattimento dei costi energetici, per cui la Fiat coprirà a pannelli fotovoltaici l'intero stabilimento, e questo gli produrrà una convenienza nei costi di gestione dell'energia tale che gli ha reso possibile investire a Sulmona piuttosto che fuori. Certo. Questa è una politica industriale. Certo. La politica industriale si fa anche così. Certo, grazie. E, dottor Di Costanzo,
sempre su questo tema, per il ruolo che riveste, che cosa chiede al dottor Lolli, cosa chiede la giunta che ci amministra, cosa vorrebbe per il prossimo settennio, come si dovrebbe sviluppare? Allora, innanzitutto io ritengo che, insomma, condivido le cose che diceva il vicepresidente Lolli, perché, per esempio, poi lo dirà anche Cauti, ma sul documento di programmazione, cioè sul 14-20, sul PORFESR, noi abbiamo presentato le nostre osservazioni insieme. Noi, Confindustria, Sindacato dei Lavoratori, Confartigianato, adesso non mi ricordo tutte le sigle, ma le principali associazioni datoriali e sindacali hanno presentato un documento comune. Proprio perché lo spirito con cui ha esordito il presidente Lolli, il vicepresidente Lolli in questo nostro incontro permea un po' questa nostra azione, perché siamo comunque una regione piccola. Io ogni tanto rifuggo dal solito esempio del quartiere di Roma, ci ho fatto uno studio su questo, noi siamo quasi esattamente uguali alla provincia di Bari. Se lei va a vedere, ho fatto proprio uno studio, 1.300.000 abitanti, 110.000 imprese, insomma, più o meno siamo, quindi insomma non è che possiamo pensare di dividerci in territori, in associazioni, eccetera. Detto questo, sul documento, la cosa sulla quale secondo noi dobbiamo lavorare meglio è che noi abbiamo quella fortuna, io sono d'accordo con Lolli, perché il fatto che ci sia qui la Sevel, la Honda, la Pilkington, è un grande valore per la nostra regione. Faccio un esempio, sull'export, noi abbiamo quasi il 40% dell'export dell'Abruzzo che lo fanno i mezzi di trasporto, in Italia è l'8%, quindi chiaramente questo pezzo di industria favorisce molto la nostra ricchezza, in più c'è un indotto, quindi crescono tante imprese, però noi abbiamo un mondo di micro e di piccola che ha qualche problema in più rispetto all'innovazione, rispetto all'accesso al credito. Allora, nel documento di programmazione, siccome l'Europa, qui insomma mi consento una piccola parentesi, che cerco di stare pure io in pochi minuti, tanto poi magari riprendiamo la parola, noi insomma in Europa secondo me ci vorrebbe un po' più di Italia, perché l'Europa è dominata molto dai paesi, Germania, Francia, ma che hanno strutture economiche molto diverse dalla nostra. Lì c'è più media, più grande, un po' di piccola, micro, non dico che inesistente, ma ce n'è molto meno. Noi abbiamo un sistema economico diverso. Allora, siccome Lolli ci invita sempre, fa bene, non solo a guardare i fondi che l'Europa ha assegnato all'Italia e quindi alla regione, e lì dentro c'è un pezzo importante, perché su 250 milioni, adesso avete ridotto qualcosa, mi pare sia 64-65 la parte per le attività produttive. Allora, uno, come facciamo a fare in modo che microimprese che vogliono crescere, vogliono innovarsi, possano usufruire di quei fondi, perché lì l'accesso è un po' più complicato. Due, come facciamo a fare in modo che questo mondo che noi rappresentiamo, che comunque occupa, questo lo dico per i telespettatori perché qualche volta questa cosa si dimentica, il 50% dei dipendenti in Abruzzo sono occupati in aziende fino a 9 dipendenti, quindi non nella Sevel. Questo è un dato di fatto, adesso a qualcuno fa piacere, a qualcuno non fa piacere, ma questa è la cruda e nuda realtà. Allora, come accediamo anche ai fondi comunitari diretti? Perché lì sono bandi più complicati, cose un po' più complesse. Allora, la risposta è sicuramente nelle reti di imprese, l'Abruzzo su questo ha fatto un buon lavoro, sui poli, sulle filiere aggregative che ci consentono di. Ecco, quindi alla Regione chiediamo in questa prima fase. Abbiamo condiviso in larga parte quello che è stato fatto sul PORFESR, però lì poi ci giochiamo il futuro, se quella roba lì non fa la fine del 7-13, questo lo posso dire, ad oggi abbiamo ancora 7-13, cose. Scusi, cioè bisogna spendere, sarebbe, cioè questi soldi, certo, bisogna renderli fruibili e spendere. Certo. E proprio su questo tema volevo subito lanciare la rubrica di Giulia Pelliccia per quello che riguarda proprio il miglior uso che si possa fare, quindi anche per noi in Abruzzo, per i fondi europei. Prego la regia, la rubrica di Giulia Pelliccia. Eccoci tornati alla rubrica in Europa con la nostra esperta Giulia Pelliccia. Si parla di Europa, si parla soprattutto di imprese, e allora quando si dice mondo dell'imprenditoria e politiche pubbliche dinamiche, come si intrecciano? Sì,
da un decennio a questa parte, diciamo, le politiche pubbliche vanno nel senso della programmazione, e la programmazione appunto è intesa come concertazione con il territorio. Le politiche pubbliche quindi hanno questo ruolo, hanno assunto questo ruolo propositivo nei confronti del territorio, soprattutto nell'ambito dello sviluppo economico. Un grosso impulso in questa direzione è stato dato proprio dal processo di appartenenza all'Unione Europea, quindi dall'attuazione sul territorio delle politiche di coesione, così ben noti i fondi strutturali. I fondi strutturali hanno proprio imposto al livello regionale, statale innanzitutto e regionale, le dinamiche della programmazione concertata. La politica di coesione dell'Unione Europea, come sappiamo e come vediamo appunto in queste slide, investe appunto in quei settori considerati strategici per migliorare le condizioni di vita, armonizzare le condizioni di vita dei cittadini dell'Unione Europea. Mira a migliorare, diciamo, determinati settori, dalle infrastrutture a beni intangibili e immateriali, che appunto consentono di armonizzare il PIL pro capite all'interno dell'Unione. Le regioni dunque devono produrre dei documenti per far capire, rendere soprattutto trasparenti quello che viene fatto con quei soldi. Allora, come e perché? Allora, semplicemente appunto le regioni dovrebbero raccontare quello che succede nel territorio per poter poi allocare al meglio le risorse stanziate all'interno della programmazione strutturale, che, come abbiamo visto, rappresenta una delle principali voci del bilancio dell'Unione Europea e vede anche l'affiancamento delle risorse statali, settori, come dicevamo, strategici che aiutano lo sviluppo di un territorio. Ora, la programmazione 2014-2020 è stata un po' dal punto in sede europea rinegoziata e diciamo vede nuove metodologie, una diversa impostazione metodologica che ha rappresentato certamente una sfida per il livello regionale di programmazione. Gli obiettivi della strategia Europa 2020 hanno posto un'attenzione particolare ai risultati attraverso quindi la realizzazione di obiettivi chiari, estremamente chiari e misurabili, la concentrazione poi su quindi appunto rafforzare l'efficacia e l'efficienza, conoscere benissimo diciamo la situazione di partenza e la concentrazione su 11 obiettivi tematici. Un'altra cosa imposta appunto dalla programmazione 2014-2020 è la realizzazione da parte delle regioni di un documento che contenga una Smart Specialization Strategy, quindi una strategia intelligente per lo sviluppo del territorio, che non deve essere intesa come un mero adempimento formale dalle regioni, ma deve essere vista proprio come una opportunità di definire quelli che sono i settori di traino all'interno del territorio regionale, che possono fungere appunto da motore di sviluppo per l'intera regione, quindi andare a raggiungere delle eccellenze in determinati settori strategici poco delineati. Nel caso della Regione Marche, il documento della Regione Marche, che è appunto di Smart Specialization Strategy, è già tra le migliori pratiche evidenziate, sono ripartiti dal calzaturiero, quindi anche in Abruzzo sarebbe importante andare a vedere quali sono questi giganti addormentati che magari, messi in sinergia con le potenzialità di ricerca e sviluppo di internazionalizzazione, possono rendere un servizio al territorio nel senso appunto dello sviluppo economico. Quindi, quando si parla di programmazione, la regione deve seguire uno schema prestabilito tra Unione Europea e Stati membri. Certamente sì, vi sono delle direttrici tematiche, se vogliamo, che devono essere imprescindibilmente rispettate. Per fare l'esempio più semplice, prendiamo quello del riparto delle risorse. Come vediamo nella slide, ad esempio, veniva stabilito già a priori quale fosse la quota di risorse da destinare alla realizzazione di un'economia a bassa emissione di carbonio nelle regioni, ad esempio, in transizione, come il caso dell'Abruzzo, o più
più sviluppate o meno sviluppate, come il caso del Nord e Sud Italia, o ancora una volta veniva stabilito obbligatoriamente il riparto di quota tra il Fondo Sociale Europeo, che sappiamo è quello che aiuta appunto la formazione del territorio, quindi le azioni immateriali a favore della formazione, e il Fondo invece di Sviluppo Regionale, che è quello che va ad incidere sulle infrastrutture, sullo sviluppo infrastrutturale. Quindi non si poteva sbagliare, diciamo così. Si sente spesso parlare dei POR, i POR regionali, si fa riferimento a delle zone ben definite, anche in questo caso ci si muove secondo concertazione, anche in questo caso c'è una programmazione, perciò come si studia e soprattutto qual è la dinamica in questo caso? Sì, alle regioni si chiede una cosa molto semplice, di conoscere il proprio territorio di riferimento. Se la programmazione del documento regionale parte da una vera ed effettiva conoscenza del territorio di riferimento, è difficile sbagliare. Ad esempio, conoscere il territorio vuol dire anche sapere quali sono i risultati delle precedenti programmazioni ed agire di conseguenza. Un esempio, nella programmazione abruzzese 2007-2013 si sono finanziati i poli di innovazione mutuando, usiamo un eufemismo, un'idea messa in pratica da altre regioni. Ora, prima di finanziare e di decidere la nascita di poli, si era indagato, si erano visionate le ragioni del fallimento di altre politiche di rete finanziate da altre programmazioni strutturali, a partire quella del 94-99, come i distretti e gli incubatori di impresa, ad esempio. In questo caso si dice, insomma, come ci hai spiegato, ci deve essere una concertazione su più livelli, perciò quando si va a stanziare un fondo come quello dei POR si deve tenere presente quello che è anche la caratteristica del territorio. Il POR Abruzzo appunto concentra poco più di 230 milioni di euro su sette assi strategici, che sono quelli che vediamo in slide. L'Abruzzo è in ritardo con il dato nazionale, i POR avrebbero dovuto essere già operativi nel 2014 e invece solo 11 sono stati definitivamente approvati dalla Commissione Europea, quindi solo 11 POR regionali. L'Abruzzo ha inviato il proprio documento redatto durante tutto il 2013-2014, ha inviato questo documento alla Commissione Europea nel luglio del 2014 e la Commissione Europea ha inviato, diciamo, un 30 pagine di osservazioni piuttosto consistenti, diciamo così, già a dicembre, e adesso l'Abruzzo ha provveduto quindi ad apportare quelle correzioni necessarie e presto quindi sarà operativo anche il nostro documento regionale. Ovviamente questo primo documento, che ha richiesto l'intervento dell'Unione Europea, certamente mostrava uno scollamento rispetto al territorio di riferimento. Ad esempio si parlava di azioni per le piccole e medie imprese tutte incentrate sull'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione, però poi non si fornivano dati sufficienti sulla infrastrutturazione, sulla banda larga. Ecco che quindi, diciamo, l'ascolto del territorio sicuramente non è mai sufficiente. Rispetto al POR Abruzzo sono stati fatti dei tavoli, questi tavoli si sono chiusi nel 2013. Però sicuramente sarebbe opportuno adesso raccontare ancora al territorio, se non altro visto che la fase di concertazione è chiusa, quelli che sono i contenuti del nostro documento regionale. È chiaro che se si prevedono delle misure, diciamo, a favore del mondo imprenditoriale o degli enti locali, bisogna che il territorio sappia quali sono. Possiamo fare allora un esempio di programmazione che parta da dati reali e che riguardi il nostro territorio? Beh, sì, ad esempio pochi giorni fa sono usciti i risultati, ad esempio, dei risultati appunto dello strumento PMI del programma Orizzonte 2020. Come vediamo, quindi, i risultati della fase 1 del primo cut-off, quello di dicembre, sono arrivate appunto in Commissione Europea 2363 proposte, 320 di queste avevano un punteggio sopra la soglia di ammissibilità, 259 sono ammesse a finanziamento per un importo totale di 13 milioni di euro, quindi, come sappiamo, lo strumento PMI nella prima fase dà 50.000 euro alle imprese per realizzare uno studio di fattibilità. Le imprese, le
gli stati con il maggior numero di imprese finanziate sono stati la Spagna, l'Italia e la Gran Bretagna. Tra le 49 imprese italiane vediamo che c'è una abruzzese, appunto, una impresa abruzzese. Ma quello che ci chiediamo è quante proposte sono state presentate da parte del territorio, quali sono stati i motivi della mancata assegnazione, quali sono stati i motivi che invece hanno portato appunto al finanziamento. Se guardiamo i risultati della fase 2 vediamo che non c'è nessuna abruzzese finanziata, nessuna PMI abruzzese finanziata. Ora sarebbe magari necessario che nello scrivere quelle che sono le misure che dentro il POR vanno a finanziare appunto l'innovazione e lo sviluppo tecnologico per le piccole e medie imprese, venissero istituiti dei meccanismi di contatto permanenti tra territorio e imprese per sapere quali sono le difficoltà maggiori che vivono le nostre appunto micro, piccole e medie imprese nel fare ricerca e innovazione, dei meccanismi quindi di monitoraggio permanente di questi dati che riguardano le imprese. E allora, come sempre, prima di chiudere, diciamo, esistono dei bandi da segnalare questa settimana che possono essere presi in visione da imprese o enti? Sì, questa settimana vogliamo segnalare Erasmus per giovani imprenditori e ogni anno esce questo bando che ha come obiettivo l'estensione della rete degli intermediari. Erasmus per giovani imprenditori, sappiamo, dà l'opportunità ai neo imprenditori o agli aspiranti imprenditori di fare appunto un programma di scambio con imprese che già operano nel proprio settore produttivo di riferimento, e in Abruzzo non esistono organizzazioni intermediarie, quindi questo bando è destinato appunto anche agli enti locali, alle grandi imprese, ad esempio ai poli di innovazione, per diventare intermediari quindi della rete Erasmus per giovani imprenditori. Se un imprenditore, se un aspirante imprenditore abruzzese o un neoimprenditore abruzzese volesse partecipare a questo programma, dovrebbe andare nelle Marche, il posto più vicino. Poi segnaliamo, sempre parlando dell'importanza che il credito d'imposta che la ricerca e sviluppo hanno per le nostre imprese, segnaliamo appunto il credito d'imposta sulla ricerca e sullo sviluppo previsti appunto dalla legge di stabilità del nostro governo, che ha introdotto per la prima volta quest'anno anche il patent box. Quindi la legge di stabilità 2015 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento anche delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. E visto che siamo in tema di Expo, vogliamo segnalare anche una call for ideas, quindi un premio gestito dall'Ufficio Italiano delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, che chiama appunto le imprese di tutto il mondo a fornire soluzioni innovative legate alla filiera della produzione alimentare da implementare poi nei paesi in via di sviluppo, quindi con un altissimo margine appunto di sviluppo e di attuazione. La scadenza è il 30 giugno. E allora, come sempre, noi ringraziamo Giulia Pelliccia, che anche questa settimana ha dato un input concreto per imprese ed enti, sempre nel campo dell'Unione Europea. E la nostra pillola di In Europa torna la prossima settimana, e noi diamo la linea a Fabrizio Catullo. Bene, grazie Francesca, grazie Giulia. Mi hanno dato un assist favoloso, ingegner Cauti, le difficoltà a sfruttare bene i fondi strutturali, ma anche quelli diretti, quelli che vengono, come vi ho spiegato altre volte amici, quelli che vengono direttamente dall'Europa, perché ci sono quelli regionali, abbiamo detto, strutturali cosiddetti, e quelli che vengono direttamente da Bruxelles, dall'Europa. Entrambi sono ricchi di risorse a disposizione di chi le sa sfruttare. Ora, accennava la mia collega a delle difficoltà, no, che abbiamo qui in Abruzzo nell'organizzarci in questo senso, vuole parlarcene un pochino? Sì, le difficoltà non sono solo di tipo organizzativo, perché diciamo, nella scheda si parlava dei risultati del bando per le PMI, e noi, lo dicevano sia l'assessore che Graziano, noi abbiamo un sistema imprenditoriale che è particolare, che è molto diverso dal resto d'Europa.
le PMI, i nostri le nostre PMI sono di 5, 7, 10 dipendenti. Le PMI tedesche, francesi e olandesi che partecipano a questi bandi sono PMI di 200 dipendenti che fanno 30 milioni di fatturato. Se noi pensiamo di competere in questo mare con questa struttura, sbagliamo. Noi penso che sono più appetibili, sono più accessibili per il nostro sistema imprenditoriale i fondi diretti che sono appannaggio delle imprese un pochettino più grandi. Noi dobbiamo, e dicevano bene i colleghi prima di me, dobbiamo fare in modo che il sistema nel suo complesso sia competitivo, perché se noi pensiamo che sia competitivo il sistema delle PMI così come siamo strutturati, qui non è solo la regione Abruzzo 1 su 300, ma è l'Italia che ha avuto in valore assoluto ha avuto un buon numero di progetti approvati, ma in valore relativo abbiamo avuto una defaillance totale. Noi siamo stati il primo paese Europa per numero di progetti presentati in termini percentuali è molto basso, ma non perché siamo meno strutturati e meno bravi degli altri, ma perché c'è questo sistema. Però il sistema dei fondi europei Horizon è una grossissima fetta, vale 78 miliardi di euro, ma ce ne sono anche altre quali possiamo competere. Ci sono anche altre misure, noi non dobbiamo, molti che si rivolgono a noi, io faccio questo di mestiere, dicono finalmente c'è una misura per le PMI. In questa misura, dove paradossalmente noi pensiamo di essere più competitivi, lì siamo più deboli, perché le nostre PMI sono diverse dal sistema medio delle PMI altre. Noi possiamo competere come aggregazioni. Se un polo di i poli, ce ne sono tanti, forse ce ne sono anche troppi, però se i poli trainati dalle grandi imprese, trainati dalle università insieme competono, e ce ne sono di bandi, ce ne sono moltissimi di bandi ai quali possono partecipare, parteciperanno, io credo che i risultati saranno superiori, tant'è vero che se andiamo a vedere altri risultati dove hanno partecipato le nostre grandi imprese, noi non facciamo la nostra figura come tutti gli altri. La interrompo per qualche minuto per la pubblicità, ritorniamo su questo argomento e sui modi per organizzarci meglio per vincere questi bandi.